Buonasera a tutti dallo stadio di Empoli, lo stadio Castellani per Empoli-Milan, per l'ultima giornata del girone d'andata, per l'ultima partita dell'anno solare 2021, per l'ultima gara prima di concederci alle feste in famiglia per il Santo Natale. L'Empoli ha 27 punti, il Milan 39. C'è una certa distanza fra Milan e Empoli, ma non una voragine, non un canyon, e quindi da questo punto di vista va detto che la partita di questa sera nasconde molte insidie. Loro sono bravi, sono in fiducia, coprono bene il campo, hanno conoscenze tattiche importanti. Noi mettiamo qualche novità nel motore della nostra formazione. Abbiamo Kessi sulla tre quarti, abbiamo il ritorno di Giroud, abbiamo Salemakers dall'inizio a sinistra, inquadrato Tonelli, leader storico, ha fatto il Giro d'Italia, Napoli, Sampdoria, però insomma lui è nato nell'Empoli e torna all'Empoli nelle ultime stagioni della sua carriera. Empoli ha una grande tradizione di gioco, l'ha avuta con Sarri, l'ha avuta con Giampaolo, ce l'ha con Andreazzoli. Nel 2018-2019 si stava salvando all'ultima giornata, poi insomma sugli ultimi minuti dell'ultima giornata di campionato non è riuscita a conquistare il pareggio e quindi è retrocessa. Però è una squadra che propone sempre cose nuove. Inquadrato l'arbitro Di Bello, che dirige questa partita. I due capitani sono entrambi romagnoli di cognome: Simone Romagnoli, capitano dell'Empoli, Alessio Romagnoli, capitano del Milan. Simone Romagnoli è un ex rossonero. Simone Romagnoli è stato capitano della primavera del Milan nella stagione 2009-2010, vinse la Coppa Italia la primavera a San Siro contro il Palermo. E Alessio Romagnoli invece 5 anni dopo, nell'estate 2015, è arrivato al Milan e al Milan è ancora oggi con piena soddisfazione di Stefano Pioli, che lo ha proposto dall'inizio anche questa sera ad Empoli. Inquadrati i nostri giocatori, l'inno di Lega Serie A. L'abbraccio fra Pioli e Andreazzoli, due allenatori che hanno allenato, ad esempio entrambi, due tecnici che hanno allenato entrambi a Roma, Pioli nella Lazio e Andreazzoli nella Roma. Eccoli i giocatori dell'Empoli che a loro volta vanno a salutare lo staff arbitrale, che come vedremo fra poco è composto da Di Bello, direttore di gara, poi gli assistenti Pagliardini e Affatato. L'Empoli ha la curva nella tribuna centrale, eccoli due romagnoli. Il quarto uomo sarà Marini, mentre al VAR c'è Vazzoleni con l'assistenza di Galetto. Eccolo Di Bello con lo speaker dello stadio che si fa sentire dalle due squadre. Empoli-Milan, 19esima di andata. Milan che ha chiuso il girone d'andata nella scorsa stagione a 43 punti, adesso ne ha 39, con 3 punti a disposizione da contendere ad un avversario forte, ad un avversario collaudato, rodato, importante come l'Empoli. Quindi vi dicevo Di Bello, Pagliardini Affatato, poi Alvar Mazzoleni con Galetto, il quarto uomo appunto Marini. L'Empoli viene da un bel filotto di risultati. L'Empoli ha perso l'ultima volta il 22 novembre a Verona, poi ha battuto la Fiorentina, ha pareggiato col Torino, ha battuto l'Udinese, ha battuto il Napoli, ha pareggiato con lo Spezia. Vicario in porta per la squadra di Andreazzoli, Stojanovic, Luperto, Simone Romagnoli e Parisi in difesa, poi abbiamo Henderson, Ricci, Zurkowski e Bairami alle spalle di Pinamonti e Cutrone. Questo lo schieramento di Andreazzoli, che ha fra gli altri Uicani e Tonelli in panchina. Il Milan propone Mike Maignan in porta, in difesa da destra Florenzi, Tomori, Romagnoli e Teo Hernandez, a centrocampo Tonali, Bennacer, in attacco Messias, Kessié, Salemakers, Olivier, Giroud.
in panchina, li vedete i nostri giocatori con Tatarusanu Mirante, poi tutti gli altri atleti a disposizione di Stefano Pioli, non c'è Zlatan Ibrahimovic che per un sovraccarico al ginocchio dopo le ultime partite non ha potuto essere presente ad Empoli. E allora si va verso la partita con Andrea Zoli che osserva i propri giocatori in campo. Fra poco l'inizio della gara con Stefano Pioli che si avvicina subito al manto erboso. Non c'è il tutto esaurito, ma c'è comunque una bella presenza di tifosi. Inquadrato Paolo Maldini che abbraccia Chicco Evani, campioni del mondo a Tokyo due volte. Paolo Maldini ha ritirato qui a Empoli uno dei primi premi della sua carriera, intanto inizia Empoli-Milan. Nel 1987, prima di Empoli-Milan con Arrigo Sacchi in panchina, era il mese di novembre del 1987, a bordo campo Paolo Maldini ricevette il premio Giuliano Taccola Junior. Giuliano Taccola era stato uno sfortunato giocatore, purtroppo mancato al termine di una partita di Serie A negli anni 60. Il premio Taccola aveva una sua versione senior che venne data a Drago, all'epoca portiere dell'Empoli, una versione junior che venne data al giovane Maldini, che nel 1987 era ancora agli inizi della sua carriera. Il premio Taccola, insomma, gli organizzatori pisani del premio Taccola ci avevano visto bene e Paolo ha ritirato qui uno dei primi sigilli, uno dei primi premi della sua carriera. Messias rincorre l'avversario, palla lavorata al centrocampo da Henderson che la restituisce ancora a Parisi. Parisi attaccato da Messias, commette fallo junior e allora c'è calcio di punizione a favore dell'Empoli. Messias è andato a contendere questa palla a Parisi. Eccolo il maglia 65 dell'Empoli che prova di vincolarsi dal suo avversario, dal nostro Messias. Giro palla, ecco Simone Romagnoli che tocca laterale per Stojanovic, poi palla imbucata, ha provato Bennacer a rincorrere gli avversari, ancora l'Empoli con Pinamonti, va a chiudere Teo Hernandez su Pinamonti sullo 0-0 del Castellani a inizio gara. Eccolo Teo, eccola la palla lavorata dall'Empoli, Empoli che prova a liberarsi di Bennacer, c'è la deviazione di Salemakers, il recupero palla ancora da parte di Bairami, eccolo Bairami in area di rigore, il tiro e la palla che esce. Grande occasione per l'Empoli subito, in area di rigore Bairami ha calciato, palla alla sinistra di Maignan, qui Bairami è sbucato alle spalle di Bennacer, fatto partire un gran destro, c'era capitano Alessio in copertura ma il nazionale albanese dell'Empoli ha avuto una gran palla gol a disposizione. Ecco Cutrone e Pinamonti che aspettano l'inizio dell'azione nostra, palla lunga di Maignan a cercare Teo Hernandez che si ferma, viene a giocare in mezzo al campo, c'è Kessié che lo aspetta, perde palla Teo, non c'è fallo, avanza Pinamonti contro Romagnoli, Pinamonti mette in mezzo, allontana Tomori ed è via in angolo la transizione orizzontale di Teo Hernandez fermata dagli avversari. Ha portato l'Empoli ad un contropiede che stava per farci male. Qui rivediamo il tiro di Pinamonti deviato da Tomori in angolo. Calcio d'angolo di cui si occupa l'Empoli. Inquadrato Cutrone, c'è Stojanovic sulla palla, Bairami vicino a lui. Ecco il tocco per Bairami, Bairami da palla dietro. È andato a prenderla Ricci. Palla messa ancora in mezzo, Bairami allontana Giroud e poi riesce Bennacer a portar via palla. Vediamo se riusciamo a concertare un contropiede, anche se l'Empoli è messa bene in attesa della nostra ripartenza. L'ultima deviazione è stata della formazione empolese su Florenzi che era venuto a giocare la palla a sinistra, sembrava nostra, la rimessa invece è stata accordata a favore dell'Empoli. Luperto tiene palla e appoggia a sinistra Parisi, aspettato da Messias. Parisi prova ad andare, Messias cerca di prenderlo, Messias si batte, lascia correre il direttore di gara, palla messa in mezzo, deviazione di Tonali, primo pallone toccato da Sandro nei primi 4 minuti del match. Ecco allora Ricci che allarga il gioco per Simone Romagnoli che prova ad avanzare, la palla arriva dalle parti di Stojanovic attaccato da Salemakers, Stojanovic ha la meglio, prova ad attorcigliarsi anche Bennacer,
Stojanovic supera i nostri giocatori, vedete che Kessié rimane in posizione avanzata, palla lavorata ancora dall'Empoli con Parisi, Messias in posizione difensiva, prova ad andare Kessié non riesce a strappar palla agli avversari, Luperto la porta indietro e serve ancora Parisi, eccolo l'Empoli che manovra, sta tenendo molto palla l'Empoli, noi non siamo ancora riusciti a governare la palla per un'intera azione. Questo inizio di partita lo sta facendo l'Empoli, Simone Romagnoli, sono i primi minuti, palla imbucata, ancora la girata con Teo Hernandez che va a recuperare, Teo attaccato da dietro, riesce a servire Salemakers, poi subisce fallo Teo, abbastanza maltrattato in questo avvio di gara Teo Hernandez, qui vediamo l'intervento di Stojanovic su di lui e allora tocca ai nostri giocatori ripartire con Teo Hernandez che rimette palla in gioco, inquadrato Giroud, eccolo Teo torna indietro, palla che arriva dalle parti di Tonali riesce a servire Florenzi, quindi Tomori, molto alto l'Empoli ad aspettarci, servito ancora Teo prova a imbucare palla in avanti, che sì, cerca di assecondare la traiettoria ma Stojanovic è in vantaggio su tutti, tiene palla in una zona sicura per lui e poi c'è l'appoggio ancora in avanti per Zurkowski che viene pressato da Teo Hernandez, poi il rilancio di Simone Romagnoli, la palla colpita di testa da Alessio Romagnoli, una palla che esce e sulla quale adesso toccherà all'Empoli rimettere il pallone in gioco con Stojanovic. Qualche situazione da sistemare sui suoi paramenti agonistici per Stojanovic, allontana in avanti l'Empoli, colpo di testa di Tonali, la palla esce, Milan che deve assestarsi nella partita, capirla, metabolizzarla e provare piano piano a conquistarla, con grande rispetto per l'Empoli che ha iniziato con ottima proprietà di linguaggio la gara. Vedete, escono bene loro con Giroud che cerca di fermare Ricci, palla data a Luperto che ha campo davanti a sé, Luperto riesce a trovare Henderson, l'allargo per Parisi, bella fluida l'azione dell'Empoli, Parisi entra in area, Tomori riesce ad allontanare, prova ad andarsene Messias, fallo commesso su Junior che si è abbassato molto per giocare questa palla, sta correndo di più nella fase difensiva fino a questo momento Messias che in quella offensiva, del resto c'è bisogno un po' di coprire e quindi si rende utile questo, il fallo su Junior Messias, calcio di punizione a favore del Milan con Mike Maignan sulla palla. Eccolo il nostro portiere, inquadrato Giroud, lancio lungo, colpo di testa di Romagnoli, arriva Bennacer che cerca Salemakers, la deviazione, ancora Bennacer che prova a uscire dai blocchi ma c'è la deviazione di Stojanovic che devia in fallo laterale, rimessa con le mani a favore del Milan. Milan che gioca contro un'avversaria in fiducia, lanciata, ecco Messias contro Parisi, l'ultimo tocco è stato di Parisi, duello che è iniziato sulla fascia sinistra della difesa dell'Empoli che adesso abbiamo trovato sulla fascia destra della difesa dell'Empoli, rimessa con le mani di Teo, dai ragazzi, Salemakers prova a dare palla di là a Teo si prepara il cross in area di rigore, Messias fa un gran bel numero, para Vicario, mezza rovesciata di Junior Messias e parata del numero 13 dell'Empoli, Salemakers su Stojanovic, si fa sentire la nostra curva, eccolo Simone Romagnoli, ancora
L'Empoli che avanza, Zurkowski, Pinamonti, va al cross, attenzione, e c'è l'uscita di Maignan con Tomori che lo protegge. Cutrone voleva una palla diversa dalla fascia, se ne va Teo, ecco che scavalla Teo, abbiamo libero di là che sì, abbiamo libero di là Junior, servito però fuori area, eccolo Junior, il tiro murato, la palla deviata dai giocatori di Andreazzoli, poi Bennasser che ribadisce subito in avanti per Salemakers, prova a metterla in mezzo, la deviazione, para Vicario. Milan che si è proposto con Salemakers, prima la mezza rovesciata di Messias, adesso il tentativo di Alexi con la palla che alla fine Vicario è riuscito a tenere a terra, e adesso tocca a Simone Romagnoli riprendere il gioco, servito Luperto dà la palla in avanti ancora per Zurkowski, attaccato da Salemakers che va via. Salemakers ha recuperato una bella palla, Alexi, siamo in pochi davanti, che sì, cerca il tiro ma la palla gli scappa via, era molto lontano. In ogni caso Frank fa i complimenti ad Alexi per il recupero palla. Eravamo molto bassi quando Salemakers ha recuperato palla e quindi che sì, si è ritrovato a calciare da molto lontano. Ancora Romagnoli che prova ad alzare palla, Zurkowski riesce a servire, Tonali tagliati fuori, Romagnoli e Sandro, avanza Pinamonti, è libero Cutrone, esce Mike Maignan, grande uscita di Mike, grandissima uscita. Avete visto che quando l'Empoli è riuscito con un solo movimento a fendere via sia Romagnoli che Tonali, li abbiamo iniziato a tremare. Pinamonti ha dato una bella palla a Cutrone, grande uscita di Mike Maignan, Romagnoli, palla che torna a Mike che vede libero Teo, lo serve, eccolo Teo, l'imbucata perché sì, che si prova a difendersi da Romagnoli, finisce a terra, che si allarga il gioco di là per Florenzi che vediamo per la prima volta oltre la metà campo in possesso palla, ecco Flore per Tonali viene avanti, l'appoggio di Tonali a sinistra per Teo Hernandez, eccolo Teo che caracolla centrale, poi si ferma, allarga a sinistra per Salemakers, prima volta dall'inizio, binario di sinistra Salemakers, Teo, che sì, gol! Ha segnato Frank, che sì! Bella palla data indietro, arriva che sì di destro, la mette sul primo palo alla destra di Vicario, 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi! Frank che sì! Ha rimandato di pochi minuti la gioia del gol dopo il finale di gara di Milan-Napoli. Frank Kessié è arrivato da dietro, primo gol da trequartista dall'inizio, da trequartista puro per Kessié con la maglia del Milan. Rivediamo Alexi che mette palla in mezzo, c'è una bella sponda di Giroud e poi Giroud ancora a terra, sempre a terra Giroud quando segna Kessié, ma qui non si può dire nulla, non era in fuorigioco, è incredibile, c'è stata la deviazione di spalla di Giroud. Mi sembra che ci sia stato uno sfioro di spalla di Giroud, è la seconda volta che quando segna che sì Giroud è a terra, ma questa volta non si può evidentemente fare gli rigori sulla posizione di Giroud. Palla lunga dell'Empoli, attenzione, c'è la deviazione di Romagnoli, ancora l'Empoli che avanza, palla messa in mezzo perché sì, deviazione, poi c'è un fischio dell'arbitro Di Bello che deve fare palla 2. Discussione in campo su di chi è la palla, la lasciano all'Empoli, Giroud è d'accordo, palla dietro, ancora Simone Romagnoli per Luperto che tiene palla, controlla, gestisce, fa il lancio lungo, Stojanovic la rimette in mezzo, ancora la palla lavorata dagli empolesi per Luperto che imbuca, attenzione Tomori, l'uscita di Mike Maignan che è stato bravo, era lì bello alto, se avesse potuto rincorrere ancora un po' l'Empoli questa palla poteva diventare veramente pericolosa, e invece è andato alto a recuperare il pallone Maignan, e adesso c'è il rilancio lungo del nostro portiere Giroud con il petto per Bennasser che la calcia in avanti, Luperto la ribadisce nella nostra metà campo ma Giroud la gestisce con Salemakers, grande amico di Giroud, Salemakers grande amico di Kalulu,
Sanemakers assolutamente estroverso nel modo di vivere lo spogliatoio con i suoi compagni. Eccolo Franchessy che dà la palla dentro, la porta via Alexis, messo giù Sanemakers, batte subito la punizione Bennacer, ancora Alexis che sta diventando l'anima di molte delle nostre proposte offensive. Ecco che si e Teo Hernandez che si scambiano palla, ancora il pallone portato all'indietro da Teo marcato da Bayrami, il nazionale albanese cerca di portare via palla a Teo, attento Teo, io lo sapevo che l'avrebbe persa, e anche il nostro allenatore impreca, bravo Sandro che la recupera. Teo deve stare attento a questi palloni, l'ultimo tocco è di Pinamonti, rimessa con le mani rossonera, inquadrato Pinamonti. E allora tocca ai nostri giocatori riprendere il gioco. Di Bello dice qualcosa a Teo Hernandez. Eccolo Teo, si fanno sentire prima i tifosi dell'Empoli, adesso i nostri con un bel canto. Ecco Teo che imbuca la deviazione di testa da parte degli empolesi, poi Romagnoli mette fuori, la palla esce, la rimessa con le mani è dei nostri avversari con Stojanovic. Stojanovic imbuca per i suoi compagni di squadra, scappa ancora via Sanemakers, ma la palla per Isma è un po' troppo lunga e allora fa una buona copertura Ricci che scarica su Simone Romagnoli. Ancora la palla per Stojanovic, deve gestire che sì il tentativo di Luperto, ancora la palla lavorata da Henderson che la scarica su Parisi a sinistra, torna indietro Parisi per Luperto. Luperto richiama in causa Vicario, ecco l'imbucata per Stojanovic. Stojanovic cerca i suoi compagni, trova Zurkowski che viene marcato da Teo, la deviazione di Romagnoli che sperava di tenerla, la palla invece gli è rimbalzata sulla punta ed è uscita, rimessa con le mani loro, attenti ragazzi. Ricci fa la sventagliata in cambio gioco sulla sinistra per Parisi, gli va incontro Messias, attenzione, si libera bene Cutrone di Tomori, c'è la deviazione di Fick in calcio d'angolo, altro tiro dalla bandierina Empoli. Milan che prima di segnare con Kessi aveva avuto il tiro di Messias e il tiro di Sanemakers entrambi nello specchio della porta. Ancora dalla bandierina i giocatori dell'Empoli, palla messa in mezzo, allontana di testa Giroud, c'è Florenzi che prolunga all'indietro, attenzione a Stojanovic, rincorso da Sanemakers, palla al limite, può girarsi Henderson, crossa che si di testa, la palla è larga e c'è il gol dell'Empoli. Gol di Bayrami, pareggia l'Empoli. La respinta di Kessi purtroppo è andata in una zona nella quale loro hanno potuto tirare di controbalzo, quindi arriva ben presto il pareggio dei toscani. Gol di Bayrami, nazionale albanese che batte Maignan. Rivediamo quest'azione che non mi piaceva fin dall'inizio, colpo di testa di Kessi. E poi la prende Bayrami, ha provato ad allontanarla Maignan ma non c'è riuscito. La palla è ballonzolata spesso ed è finita in porta. Gli è rimbalzata davanti, ha provato a deviarla Maignan ed è finita dentro. 1-1, Bayrami, pareggio dell'Empoli. Intanto viene esibita la maglia di Haas, che è il giocatore dell'Empoli che è stato operato in maniera importante al ginocchio per il legamento crociato e quindi viene dedicato a lui il gol da parte della squadra di Andreazzoli. Palla lunga, colpo di testa empolese, ancora i nostri avversari che vengono avanti, il cross, ecco Pinamonti che cerca di superare Romagnoli allontana, Sanemakers viene anticipato da Stojanovic.
Stojanovic va al tiro, che sì, non riesce ad intervenire per primo sul pallone, richiama l'attenzione dei suoi Stefano Pioli, va adesso Zurkowski che serve Bairami, finisce a terra Salemaker, si rialza, palla lavorata dagli empolesi, poi allontana Teo Hernandez, ancora Giroud per Kessié torna indietro, Salemakers, palla per Tonali, vediamo se riesce ad aprirsi il Milan. Tonali riesce con la punta del piede a servire Florenzia Messias, torna in possesso palla Messias, può puntare Messias, eccolo Junior che avanza, l'allargo giusto per Salemakers, area di rigore, Salemakers la mette in mezzo, allontana di testa Romagnoli, poi prova a perfezionare il disimpegno l'Empoli, ma Tonali toglie il pallone a Pinamonti e serve Teo Hernandez, l'allargo per Tomori, ancora il possesso palla per Florenzi, Florenzi va al cross, è un buon cross il suo, allontana Luperto, purtroppo il suo rinvio è coperto dai giocatori dell'Empoli, Florenzi mette in mezzo, colpo di testa, angolo, colpo di testa di capitan Romagnoli dell'Empoli, e quindi calcio d'angolo a favore del Milan che reagisce al gol di Bairami con cui i toscani si sono portati sull'1-1. Quadrato Giroud a centro area, va dalla bandierina ancora Messias, Messias pronto a mettere in mezzo, si fa sentire l'arbitro Di Bello, vediamo il calcio d'angolo di Junior, palla messa in mezzo e Vicario la toglie dalla testa di Giroud, poi innesca subito l'azione dei suoi, c'è la sgroppata di Parisi che va di gran carriera, Parisi allarga il gioco, deve tornare indietro Cutrone, recupera palla Patrick, serve Ricci attaccato da Giroud, Ricci da palla in avanti, Bennacer prova a recuperarla, Bennacer la conquista bene, servito che sì, poi il tocco ancora per Messias tiene palla, lo scavetto per Teo Hernandez, ancora Messias, l'arbitro chiede ai nostri giocatori di fermarsi, giocatori dell'Empoli a terra sull'1-1 del Castellani, questo l'intervento di Bennacer, è stata controllata la posizione di Cutrone sul gol di Bairami che ha fatto partire un gran tiro, Quadrato il direttore di gara con Maignan che recupera palla, eccolo allora il possesso palla da parte di Romagnoli che tocca indietro, eccolo allora il possesso dei giocatori empolesi che riescono a servire Zurkowski avanza, il tiro, la palla esce, ancora pericolosa l'Empoli, giocatori che si proiettano sempre in avanti in maniera pesante, in maniera consistente per far male, prima la sgroppata di Parisi, adesso la discesa di Zurkowski, prima il gol di Bairami, l'Empoli qui ha provato a piazzare la palla, ha provato a piazzare la palla Zurkowski, una palla che è uscita e adesso tocca a Maignan ripartire, inquadrato che sì, che ha vicino a sé Luperto, servito Mike, eccolo Mike che dà palla a Bennacer non si libera del pallone, ancora Maignan che lo fa,
calcia molto in avanti, la spizzata di Messias per Giroud, anticipato da Romagnoli. Giroud continua la sua corsa su Vicario, servito Simone Romagnoli, la palla arriva larga a Stojanovic che fa il cambio gioco. Ancora l'avanzata da parte di Parisi, poi il tocco dietro per Luperto. Avanza Simone Romagnoli che dà il pallone a Stojanovic, il cross a Maignan. Stava arrivando Cutrone accompagnato da Tomori, ma Cutrone è andato in scivolata per prendere la palla. Poi torna su Florenzi, servito Sandro Tonali, palla che torna indietro a Florenzi. Sta diventando difficile la partita per noi, purtroppo loro coprono il campo in maniera molto molto importante. Diventa difficile la partita per noi. Ecco Luperto che allarga dentro ancora per il pallone messo in mezzo da Henderson, allontana Romagnoli. Schermano ancora loro, stiamo tenendo poco palla, loro hanno più disinvoltura nella gestione delle azioni, nella gestione del pallone. Ecco allora Henderson, tocco all'indietro, Luperto, servito centralmente Zurkowski, poi Stojanovic, palla dentro, ancora Zurkowski che avanza. Ecco la serie di palloni lavorata dai giocatori empolesi. Tomori lancia in avanti, Simone Romagnoli arcina Giroud, prova a tornare in possesso palla, Salemakers, bravo Alexi. Alexi è un fattore di rottura, lui recupera palloni, fa dei break in maniera importante a centrocampo, allora il Milan riparte. Eccolo Isma per Sandro Tonali che si gira, allarga per Florenzi. Florenzi vede Junior Messias. Messias cerca l'imbucata d'esterno su Kessi che difende bene palla rispetto a Romagnoli. Ancora Frank, palla dietro a Junior Messias. Junior Messias, Junior Messias, il tiro alto. Ha caricato molto il tiro Junior. Voleva il cross, il passaggio Teo Hernandez, la palla è finita alta. Le indicazioni di Stefano Pioli, l'inquadratura per Vicario, tocca all'Empoli ripartire con Pinamonti e Romagnoli di fianco. Ecco Andreazzoli, si prepara a riprendere il gioco la squadra empolese. Eccolo Bennacer che recupera, eccolo Bennacer che recupera, Teo Hernandez dà la palla dentro, Teo Hernandez finisce a terra e c'è calcio di punizione a favore del Milan. Entratina nei confronti di Teo, l'arbitro è intervenuto per accordare la punizione a favore dei rossoneri in maglia bianca. Vediamo quello che è accaduto. Teo Hernandez, sì, è stato Henderson a dare l'ancata a Teo, e allora c'è calcio di punizione nostro sulla palla. Ci sono, mentre vengono date indicazioni da Vicario a Romagnoli, a Romagnoli e Pinamonti, e ci sono sulla palla Florenzi, Teo Hernandez e Tonali. Ci sono quattro giocatori nostri dietro la barriera dell'Empoli. Arretra Parisi. Ormai tutte le squadre se ne inventano di ogni. Tonali cerca la trasformazione. Lascia a Teo. Alto. Palla alta da parte di Teo. Eccolo. Salemakers aveva chiesto il pallone, adesso giro palla Empoli con Vicario che serve Luperto, prova a prenderlo alto che sì, Tonali devia in fallo laterale. Adesso c'è la rimessa con le mani a favore dei toscani sull'1-1 del Castellani, botta di che sì, risposta di Bairami.
è un Empoli che rende estremamente difficile la partita al Milan. Ormai ci sono nel campionato italiano queste squadre con una tattica molto evoluta: il Sassuolo, l'Empoli, il Torino, il Verona, la Fiorentina. Teo Hernandez prova a far passare la palla, arriva Giroud. Giroud commette fallo e c'è calcio di punizione a favore dei nostri avversari. Questo l'intervento falloso di Olivier Giroud. Calcio di punizione a favore dell'Empoli sull'1-1 del Castellani. Eccolo Simone Romagnoli che dà la palla dentro, poi il rilancio, interviene Teo Hernandez che mette fuori. Ancora il possesso dell'Empoli con la palla allontanata al limite dell'area da Capitan Harlock, quindi Kessi servito da Messias. Kessi difende bene palla. Ancora il Milan che prova ad avanzare con Junior, con Isma. Ecco la traversata, il cambio gioco per Teo Hernandez, Salemakers. Salemakers prova a girarsi, prova ad andare, Alexi attaccato, Alexi, alla fine la serie di carambole favorisce Stojanovic, ma si arena la corsa di Stojanovic sul piede di Bennacer, torna indietro Isma che serve Tonali. Tonali ha cercato lo spazio magari anche per tirare, ma Bairami è andato a contenderglielo. Ancora il lavoro di Florenzi. Florenzi avanza, tiene palla, imposta in buca Bennacer. Ecco l'allargo di Florenzi per Salemakers. Salemakers si prepara il cross e la deviazione. Allontanano i giocatori empolesi e poi Florenzi che deve lottare con Cutrone. Il lancio di Cutrone per Pinamonti, trovato Pinamonti a destra con Romagnoli che deve uscire sull'ex Inter. Ancora il tocco all'indietro, poi la serie di giocate, il cross di Bairami, allontana di testa Messias, poi a terra Parisi e il rilancio dal fondo per il Milan. Qui rivediamo Parisi che si è portato il pallone in avanti, è un po' lui che forza la caduta. Vediamo ancora Mike Maignan che si prepara a rilanciare. Ecco allora il controllo di Messias che va al traversone, la palla esce, non è raggiungibile dai giocatori rossoneri. Palla che torna indietro e poi Vicario riesce a calciarla anche se gli era rimbalzata davanti. Quindi Teo Hernandez rimette palla a terra e rilancia, colpo di testa di Messias in corsa, ma Giroud era in posizione troppo arretrata per poterlo andare a prendere e quindi sempre 1-1. Prova a rincorrere il pallone Florenzi. Florenzi riesce a servire Tomori. Tomori prova a dare una mano davanti. La prima volta che viene a giocare palla da metà campo avversaria nella partita FIC. Bennacer, deviazione angolo. Calcio d'angolo. Vicario voleva la rimessa dal fondo per l'Empoli, invece calcio d'angolo Milan. Va dalla bandierina alla nostra squadra dopo 34 minuti di gioco.
si prepara ancora Messias. Messias, la deviazione è di Ricci che spinge il pallone fuori dall'area. Ancora Bennacer, Bennacer viene in mezzo a giocare, Bennacer, il traversone, un buon traversone, ma esce bene Vicario e rilancia subito l'azione per Zurkowski. Loro sono già di corsa, sono già di sarabanda sul rinvio del portiere. Bravo Teo, bravo Teo, recupera ancora Salemakers, Salemakers viene via, viene attaccato da dietro Salemakers, Salemakers, il fallo da parte di Henderson, quindi calcio di punizione a favore del Milan. Ecco sulla palla ancora Isma, Isma allarga per Giroud che non riesce a raggiungere Messias. Riparte l'Empoli con Zurkowski che vede Pinamonti, chiama i suoi mister Pioli, palla dentro Tomori, buona giocata di Florenzi per Bennacer in verticale, Milan che ha campo, Milan che può giocare questa palla, ma c'è l'imprecisione sul lancio per Salemakers, può andare a chiudere e controllare l'Empoli. Dobbiamo indossare sempre la mascherina protettiva durante la permanenza all'interno dello stadio, grazie ancora per la collaborazione. E ancora l'Empoli che gestisce palla. Ancora il rilancio da parte dell'Empoli che va al tiro, Pinamonti, Pinamonti pericolosissimo con la deviazione di Maignan in angolo. Qui Tomori l'ha lasciata scorrere e Pinamonti è andato in anticipo su Romagnoli, la deviazione con la punta delle dita di Maignan. Ancora l'Empoli che va dalla bandierina, Bairami alza il braccio, palla messa in mezzo, il colpo di testa, porta via palla che si è attaccato spalla a spalla da Luperto, una spallata fallosa, una spallata deliberata di Luperto, questo è fallo ragazzi su Frank Essie. Inquadrato Luperto, si riparte con la rimessa laterale che, se per la verità l'ultimo tocco era stato proprio di Essie, quindi o era fallo per il Milan o era rimessa laterale per l'Empoli. Va bene, inquadrato Teo Hernandez sull'1-1 del Castellani, palla che arriva davanti ma che si viene sovrastato di testa, poi Zurkowski, arriva Tonali, ancora che si cerca di servire Messias, ma è una giocata complicata, una giocata forzata, l'Empoli è in copertura e allora c'è ancora la formazione toscana che esce con il rilancio da parte di Parisi, poi c'è la copertura su Giroud da parte di Ricci. L'Empoli riesce sempre molto bene a progredire, anche se qui c'è un errore individuale e poi Salemakers salta il suo avversario, avanza Teo, Salemakers porta palla, servito Bennacer, ancora Alexi che è molto vivo in questa fase della partita, ancora Tonali, Tonali attaccato da Cutrone, servito Teo Hernandez, ancora Tonali, avanza Tonali, l'allargo per Teo, Teo dentro per Bennacer, la palla esce ancora e poi la recuperano loro, fallo di Tonali e per noi diventa difficile, viene ammonito Tonali, ammonito Tonali per un fallo che è sembrato di frustrazione, tutto tranne che da giallo. Comunque calcio di punizione a favore dell'Empoli. Romagnoli dà la palla indietro a Vicario,
servito Luperto, avanza Simone Romagnoli, il possesso è di Stojanovic, va a recuperare palla Tonali, però è circondato e attorniato dagli avversari, non è riuscito a progredire Sandro, attento Sandro, quadrato Ricci, palla dietro Luperto, torna l'Empoli da Romagnoli, quindi Stojanovic, è Luperto che gestisce questa palla, prova ad avanzare, eccolo Luperto, Bennacer si frappone bene, poi c'è Messias che cambia passo, Junior prova ad attaccare il suo avversario, ma Parisi è bravo a strappar palla, Junior, e allora riparte Henderson. Facciamo fatica a giocare la palla, loro ci sono sempre addosso, hanno più gamba, più slancio, più inerzia, più senso della posizione. Bravo Teo a deviare di testa, insegue la palla Salemakers, il fallo è contro l'Empoli questa volta, era una spallata mezza e mezza questa. È stato punito Zurkowski, sì, insomma, valutazione dell'arbitro, era mezza e mezza, qui rivediamo. Tutto tranne che d'ammonizione questo fallo di Tonali. Inquadrato Sandro, che sa adesso di avere questo giallo sul groppone. Bennacer, tocco per Teo, ancora Isma prova a dare la palla in avanti, che sì serve Salemakers, ancora Isma fa il cambio gioco perché sì. Che si avanza, servito Salemakers, che sì, il tiro, gol! Frank, che sì, la doppietta di che sì, non segniamo la doppietta da Bergamo, 23 maggio 2021, e allora la cosa si fa seria, che sì! Arriva sul secondo palo, la palla passa sotto le gambe di Vicario, 2-1 per noi, 2-1 per noi, 2-1 per noi! Frank Kessy in una posizione avanzata fa valere la sua fisicità, intanto il mister parla con Florenzi, sono belle idee quelle di Salemakers a sinistra che sta giocando bene, Kessy trequartista, belle idee, 2-1, gara difficile ma siamo in vantaggio, Frank Kessy, la palla supera Vicario, palla dentro. Doppietta su azione di Frank Kessy. Intanto Stefano Pioli parla con Alexis Salemakers. Sono un po' le nostre due locomotive là in quella zona del campo, il belga e l'ivoriano. Adesso avanza l'Empoli con il rilancio da parte dei toscani. Va a recuperare palla Cutrone, attaccato da Tomori. Cutrone serve subito Stojanovic, deve preoccuparsi di lui Salemakers, bravissimo Alexi, prezioso anche se non riesce a recuperare definitivamente il possesso del pallone. E bravo Alexi che ne porta a casa un'altra, portane a casa un'altra Alexi. Eccolo Salemakers che avanza, tiene palla, ancora Isma Benna, l'appoggio a Double K, ancora i ragazzi, il Milan che prova a uscire dalle secchie di una partita difficile con l'Empoli, bravissima a coprire ogni zolla, che sia ancora, limite, lo scarico per Salemakers, sale di rigore, Alexi, il tocco, dietro, la palla scappa via, a Isma Benna, va bene ragazzi, calcio finito alto da parte di Bennacer, ben oltre la traversa della porta di Vicario, vedo un Frank Kessy molto provato, questo il suo gol, il gol del 2-1, una gran botta di sinistro sotto le gambe di Vicario, si arrabbia Patrick Cutrone e allora tocca a Tonali andare a colpire di testa, serie di deviazioni, palla che esce, rimessa con le mani per Parisi che chiama i compagni vicino a sé, ecco il tocco, serie di passaggi, palla che arriva a Romagnoli, avanza Simone, ancora
un fallo di Alessio Romagnoli, ma lascia correre Di Bello per la regola del vantaggio. Stojanovic riesce a metterla in mezzo, il tocco superato ancora Maignan, arriva molte volte prima loro sulla palla, quando la palla è mezza mezza tendono ad arrivare prima loro, e allora c'è il possesso palla da parte dei toscani che vanno al traversone, servito Henderson, il cross, Isma non disimpegna, finisce a terra, protesta Pinamonti. I nostri disimpegni sono sempre un po' al cardiopalma. Via la palla, dice Tomori, via la palla. Qui è stato un po', c'è stata un po' la sbracciata di Pinamonti su Bennacer. Qui rivediamo invece l'azione di prima, con Zurkowski che ha anticipato Romagnoli e Cutrone che ha provato a sorprendere Maignan. Ci avviciniamo al 45esimo, non ci sono state grosse soste in questo primo tempo. Si prepara a rilanciare Maignan, un minuto di recupero. Un minuto di recupero, palla lunga di Mike Maignan con il salto di testa di Olivier Giroud. Arriva Messias, perché sì, che sì, dà la palla indietro, ancora Bennacer che trova Theo Hernandez. Theo Hernandez, serve Salemakers, poi ancora Bennacer, ancora Salemakers, servito Theo Hernandez che arriva sul fondo, ecco il cross, ha provato ad attaccare il primo palo Giroud, allontana l'Empoli, ancora Romagnoli, ribadisce il pallone in avanti per Salemakers, Salemakers viene via, Salemakers fa un gran lavoro ancora, c'è Giroud che viene servito, anzi chiedo scusa Theo, ancora Salemakers, Salemakers il tiro, la grande conclusione di Salemakers, ho sperato e anche un po' creduto nel gol. La palla è uscita di pochissimo alla destra di Vicario, abbiamo la possibilità di rivedere Salemakers con Vicario che si tuffa e si preoccupa. Salemakers probabilmente il migliore in campo del Milan insieme a Kessi in questo primo tempo, c'è stata anche la deviazione di Vicario, quindi calcio d'angolo, va dalla bandierina Sandro Tonali, ecco il cross, il colpo di testa, la palla lì, niente, né Giroud né Romagnoli riescono a far gol. Milan stravicino al 3-1 con una palla che era lì, che danzava, che sembrava attendesse soltanto il soffio giusto per andare dentro. Ah, che peccato, si salvano Romagnoli e Vicario. E allora siamo andati oltre il minuto di recupero, siamo a un minuto e mezzo. C'è probabilmente un controllo. Nulla, finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo, 1-0 con il gol di Kessi, poi il pareggio di Bairami, quindi il 2-1 ancora di Kessi. Milan vicino al terzo gol nel finale di primo tempo con le occasioni di Salemakers e poi sul relativo calcio d'angolo di Giroud e Romagnoli. Partita difficile, partita dura, ma il Milan sta provando a portarla a casa, bisogna insistere, bisogna sfruttare le situazioni e bisogna stare molto 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 attenti dietro, perché l'Empoli è sempre pericolosa. Entra Marchizza al posto di Stojanovic. Marchizza, giovane difensore dell'Empoli, mentre viene inquadrato Patrick Cutrone. Riccardo Marchizza è un giocatore del Sassuolo che gioca in prestito all'Empoli. Ha 9 presenze nell'Under 21 azzurra Marchizza. È un giocatore nato a Roma che è una buona premessa, una buona promessa per il calcio italiano. Quadrato che sì, autore di una doppietta in questo primo tempo, mentre Cutrone continua a parlare con l'arbitro Di Bello. Si gioca, tocco all'indietro, palla lunga di Tomori, poi Bennacer fa il pallonetto, ancora la giocata di Florenzi per Messias, Messias l'imbucata, Salemakers non riesce a servire Giroud. Era un'azione molto promettente, un'azione che sembrava molto bella,
Adesso invece riparte l'Empoli, dobbiamo stare attenti, Giroud fa tutta la fase difensiva, attenzione che qui c'è il buco, prova a inserirsi Messias, bravo Messias, scherma bene, si è messo lì ad aspettare, bravo Junior, che riporta sulla squadra, Messias perché sì, che sì contro Luperto, ancora Junior, la riporta dalle parti di che sì va dalla parte di Bennacer che la sguscia via, la appoggia Teo Hernandez. Milan che ha perso slancio ma è sempre in possesso di palla, che sì, prova a girarsi, che sì, finisce a terra, che sì, si rialza ancora Teo Hernandez, palla dentro, Giroud, Teo, la palla resta lì, va ancora che sia a riconquistarla, Milan che insiste, Bennacer, la parata di Vicario. Come tiro è stato controllato, ha difficoltà, un problema al polso, che sì. Ha un problema al polso, sta giocando insomma un po' incerottato Frank. Infatti stava parlando molto Murelli con Bakayoko prima, adesso c'è il possesso palla Empoli. Avanza Luperto. L'impostazione ancora, l'imbucata, eccolo qua Bairami. Gran bella azione loro, Bairami, il tiro traversa, poi Pinamonti, si salva Tonali. Loro hanno queste accelerazioni improvvise che diventa difficilissimo per noi tenerle, gestirle. Traversa di Bairami aveva aperto con una grande occasione anche il primo tempo. Salemakers fa un ottimo disimpegno, poi Bennacer calcia di prima però. In una zona in cui c'è solo Simone Romagnoli che dà la palla in profondità a Pinamonti. E i ragazzi terribili dell'Empoli, diventa difficile per noi tenerli a bada. Ancora Bairami, che ce lo sogneremo questa notte, il numero 10 empolese. Qui fa una gran giocata e poi la palla a Mignon battuto, si stampa sulla traversa. Grande occasione Empoli, quasi a colpo sicuro Bairami. Traversa che trema ancora purtroppo, Milan che prova a gestire questa palla, salta Giroud, il rimpallo è a favore dell'Empoli, ancora Luperto che scambia con Simone Romagnoli, la partita è a strappi, si va di qua, si va di là, partita con continui capovolgimenti di fronte, ecco un'altra loro accelerazione, Zurkowski aspettato da Teo Hernandez, copre la posizione Salemakers, dà la palla dentro Parisi, Bennacer circondato, aggirato dalla palla avversaria, allontana Romagnoli, poi c'è l'altro Romagnoli che mette palla a terra e serve il suo portiere Vicario che controlla e appoggia, servito Luperto, polso abbondantemente fasciato per Frank, che sì, tanto ha provato qui a giocare d'anticipo Salemakers, prima Teo Hernandez, poi Salemakers, calcio di punizione fischiato a favore dell'Empoli, ancora, qui non mi sembrava onestamente fallo, in ogni caso calcio di punizione accordato, però la mette troppo avanti la palla l'Empoli, ha ragione l'arbitro Di Bello a farla spostare indietro, non l'ha spostata del tutto indietro, Bairami ha tenuto comunque un po' avanti la palla, che si è venuto dietro ad aiutare, Bairami fa l'allargo, Salemakers deve andare a chiudere, bravo Alexi, però siamo molto bassi e la palla torna loro con Ricci, numero 28 dello scacchiere di Andreazzoli che dà palla dietro, ancora il controllo di Vicario che fa l'allargo per Ricci, quindi Simone Romagnoli pressato da Giroud, che si fa vivo, Messias va su Vicario, palla lunga del portiere empolese, la spizzata di testa, la alza Tomori, pallone di controbalzo, la nuca di Romagnoli e alla fine la prendono loro con Marchizza che tocca il primo pallone di questo secondo tempo, va Bennacer a provare a tamponare Bairami, poi Luperto, quindi Marchizza,
Molto Milan dietro la linea della palla, Florenzi qui saltato via, Messias non riesce a intervenire, in scivolata, palla dentro, Tomori, gran recupero di Fick Tomori, gran giocata, Giroud strattonato da Luperto, Giroud, avanza l'Empoli, Zurkowski, Pinamonti va al cross, colpo di testa di Romagnoli, la palla esce. Su Giroud qualcosa è successo, non può non essere successo nulla, rimessa con le mani Empoli. Ancora Parisi, la palla esce, la rimessa con le mani è del 65 dell'Empoli. Ancora il giro palla empolese con Marchizza, Bennacer si immola, si getta sul pallone, subisce fallo, calcio di punizione nostro. E sono partite queste in cui bisogna soffrire in questa maniera, esattamente Isma. Poi Isma purtroppo si è fatto male, qui rivediamo, qui però c'era rigore su che sia. Ragazzi, questo è rigore, scusate, calcio sullo stinco di che sia, rigore, in area di rigore. Avevo già avuto la sensazione che fosse rigore, ma... Va bene, colpo di testa di Romagnoli, palla che esce. Aveva detto il designatore Rocchi di non dare i rigorini, non i rigori, quello era rigore. Adesso che si gestisce bene, asseconda bene la corsa di Saelemaekers strattonato, e basta spingere Saelemaekers, strattonato di qua, di là, maglia tirata, spinto, di tutto, calcio di punizione nostro. È strano che si trovino le finezze al VAR sui fuorigioco, poi le cose che sono lì da vedere invece non vengono segnalate. A terra Luperto, che deve uscire da indicazione dell'arbitro Di Bello. Adesso tocca al Milan battere la punizione. Va Tonali, inquadrati Giroud e Saelemaekers, Tonali pronto a calciare, Cutrone solo in barriera, vediamo Sandro, ecco Sandro che parte, il cross, la parata di Vicario e subito il rilancio per Henderson. Loro sono bravissimi e bravo Messias, provvidenzialissimo Messias a mettere in fallo laterale, mentre Mister Pioli ha qualcosa con il quarto uomo, Marini, anche con Andrea Zoli, parla con Aurelio, il nostro allenatore. Non ho detto niente, Aurelio, dai, palla lunga dell'Empoli, c'è il controllo di Mike Maignan che mette palla a terra. E prova a ripartire. Eccolo Maignan. Giroud attaccato da Luperto, riparte l'Empoli ancora di slancio, dando ampiezza alla sua azione. Zurkowski, Bennacer prova ad arginare, palla su Marchizza davanti Messias, Marchizza tiene la palla, la tocca indietro ancora Messias, la palla esce, la rimessa con le mani è nostra, la rimessa con le mani è nostra. Milan che deve stringere i denti quest'oggi e poi ritrovare identità a gennaio, ritrovare il suo spartito. Palla lunga di Tonali, il controllo è di Simone Romagnoli, ancora il controllo dell'Empoli con Luperto che appoggia palla a Ricci, Ricci fa la touche in avanti, poi il colpo di testa di Tomori con Cutrone che è lì affamatissimo, affilatissimo, eccolo Patrick, adesso tocca a Florenzi riprendere il gioco, Bennacer,
dalla palla Maignan, palla lunga, cosa abbiamo rischiato ragazzi, finisce a terra Giroud, porta a casa il fallo Olivier. E allora tocca al Milan andare a battere questo calcio di punizione con Sandrissimo Tonali che fa il lancio per Giroud, poi Salemakers, ancheggia bene, poi allarga per Teoteo, hype train per Hernandez, il tocco per Salemakers, ancora Alexi va al cross, è un po' bassino, può allontanare Simone Romagnoli ma arriva di gran carriera Flore che allarga su Junior, a seconda la corsa di Florenzi, esce Luperto in lettura, poi di testa Sandro difende palla e l'appoggia alla grande su Florenzi, bravo Sandro, il cross di Flore però è troppo sul portiere anche se arriva a sfiorarla Giroud, la palla poi viene abbrancata in presa bassa da Vicario che si prepara a rilanciare il gioco servendo vicino a sé il suo capitano Simone Romagnoli che dà la palla a Zurkowski attaccato da Bennacer, si porta anche Salemakers, tiene palla l'Empoli che avanza con Messias che voleva cercare l'anticipo ma questo ha liberato il varco per Marchizza, è lì e libero Anderson, loro continuano con la loro azione alla mano, la respinta, attenzione ragazzi c'è Cutrone che si muove, Pinamonti, il tocco dietro, la palla è lavorata da Henderson che chiama in causa Ricci vede ancora Luperto, servito Henderson, palla nuovamente a Bairami serve Henderson, si porta su di lui Bennacer, la palla viene portata via, poi l'ultimo tocco è empolese, rimessa dal fondo per la nostra squadra. Rimessa dal fondo per il Milan, questa la copertura su Florenzi da parte di Marchizza, ma l'ultimo tocco è del nuovo entrato schierato da Andrea Zoli. Si fa sentire la tifoseria di casa, intanto le telecamere cercano proprio Aurelio Andreazzoli, palla lunga di Mike Maignan, la spizzata di Messias, il tocco di Romagnoli che si va a pressare fin su Vicario, poi Marchizza è libero di controllare questa palla, torna indietro che sì. Vedete i nostri quattro uomini offensivi in linea, Messias, Giroud, che sì, Salemakers. Adesso tiene palla Simone Romagnoli dopo 13 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, Empoli 1 Milan 2, forse è riuscita questa palla non secondo l'assistente affatato e allora c'è Luperto che torna su ancora, bravo Isma dice Stefano Pioli, ancora Bairami, Empoli che cerca il cross e poi il contatto di Cutrone su Maignan. Non si tocca il portiere nella sua area, inquadrato Maignan sul cross di Marchizza, eh sì, fallo di Cutrone su Maignan, anche abbastanza evidente, colpo di testa di Luperto, controllo da parte di Messias, la palla arriva fin su Marchizza, voleva Almani, Giroud, ancora Henderson. Giroud protesta, tiene palla l'Empoli con Simone Romagnoli che avanza, controlla, fa pallonetto, arriva Alessio Romagnoli, da un Romagnoli all'altro ancora, l'Empoli ci riprova, scherma bene, Capitan Harlock, attento Sandro esce dai blocchi avversari, attenzione Maignan, perfetto il calcio di Maignan, calcio in bello stile, lungo, efficace, serviva così adesso, e intanto Vicario torna a servire Luperto. È l'Empoli che controlla, è l'Empoli che tiene palla con Luperto che ha davanti a sé Giroud, avanza Luperto il pallonetto per Cutrone rimontato da Teo Hernandez, fuorigioco di Patrick, il mio sangue ha tremato su questa palla per Cutrone, evidente il fuorigioco. Poi era arrivato Teo Hernandez che aveva fatto un buon recupero difensivo senza commettere fallo. Ma Cutrone era partito in offside. Ancora una palla che finisce tra le gambe di Tonali, poi Bairami, poi ancora l'Empoli con Zurkowski.
entriamo nell'ultimo terzo di gara, saltato Salemakers, attenzione, palla larga dell'Empoli con Marchizza, Marchizza che ha davanti Florenzi, Ricci, tiene palla ancora l'Empoli, il cross viene bloccato a mani aperte da Mike Maignan, le manone di Mike, il nostro portiere pronto a riprendere il gioco. Ancora il tocco di qua per Teo. Teo serve Bennasser, non si capiscono i due, poi sbaglia anche l'Empoli. Meno male ragazzi, Teo e Isma avevano lasciato lì una palla brutta, 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 brutta. Esce bene il Milan con Florenzi, arriva dopo il pressing dell'Empoli, palla lunga perché sì, Luperto è in vantaggio, Luperto dà la palla a Vicario, Vicario gliela restituisce, tagliato fuori Frank, ancora loro, ragazzi, ragazzi, Salemakers finisce a terra Alexi, e c'è un punizione con giallo, ammonito Simone Romagnoli per il fallo su Salemakers. Salemakers ha questi break, sono break fondamentali per la nostra partita. Tonali va a fare i complimenti ad Alexi, che qui si stava inserendo, e Romagnoli mette lì il ginocchio sinistro su Salemakers e ostruisce la sua corsa. Calcio di punizione che dovremmo sfruttare, provare a sfruttare meglio, creando almeno un pericolo rispetto alla punizione del primo tempo che abbiamo calciato un po' flaccida sopra la traversa di Vicario. Sulla palla ancora Teo Hernandez, Teo e Flore, vediamo i due esterni difensivi del Milan pronti a calciare questa punizione. Eccolo Teo assorto mentre guarda la palla, c'è anche Florenzi. Creiamo un bel pericolo ragazzi. Flore. Gol! Ha segnato Florenzi! Florenzi su punizione, Flore! Allarga le braccia Flore! 3-1 per noi, 3-1 per noi, 3-1! Florenzi! Si è piegato, punizione quasi a Foglierella Morticella di Alessandro Florenzi, e tac, si è spostato bene Messias, si è spostato bene Messias, bravo Junior, è imparabile per Vicario. 3-1 Flore, gol, il primo in maglia rossonera totale di Alessandro Florenzi, che dopo l'operazione è entrato in condizione proprio a dicembre. Florenzi ha giocato un'ottima gara con la Salernitana, un'ottima gara con l'Udinese, un'ottima gara col Napoli. Vai Flore! 3-1 per il Milan. E anche se la sua nonna tifa Roma, sono convinto che sia felicissima per Flore. Entrano Kalulu e Bakayoko per Florenzi e Tonali. L'ammonito Tonali esce ed entra Kalulu in questo finale di gara. Pioli abbraccia Alessandro Florenzi, mi raccomando Bacca, ti prego. Ancora l'Empoli prova a pressare Messias, arriva Bakayoko, arriva Bacca che dà la palla di qua a Messias, Messias prova ad avanzare Junior dentro per Giroud, il colpo di tacco, Salemakers, Bakayoko, vediamo se ce l'ha largo, ecco Teo prova ad arrivare, ancora Bacca, palla dentro, Salemakers la restituisce a sinistra per Teo Hernandez che ritrova Salemakers, ancora Alexi, salta l'uomo, dà la palla a Bennasser. Ancora la palla dentro, Salemakers non riesce il Milan a progredire sulla fascia, poi c'è la deviazione di Messias che si oppone al tentativo di rilancio di Marchizza, palla che esce
Inquadrato Junior, Florenzi sta parlando con Nelson Dida del suo gol su punizione. Milan che su punizione ha fatto molte cose in questa stagione, Ibra a Genova, Ibra a Roma, Florenzi a Empoli. Ancora Junior, Messias inquadrato, palla lunga di Maignan, la mette a terra Romagnoli. Ecco il tocco all'indietro dell'Empoli, la palla arriva fin su Simone Romagnoli, che prova a servire Zurkowski, attaccato da Teo Hernandez. Nuovamente l'Empoli in possesso palla, il rilancio, il colpo di testa di Capitan Harlock, che deve inseguire ancora questa palla. Attenzione, la riprende l'Empoli, il tiro, la parata di Maignan. Deve andare a chiudere Messias in posizione molto difensiva dentro l'area. Marchizza, via la palla, ragazzi, vi prego, via la palla. Teo, via la palla. Niente, la prendono ancora loro. Salemakers è bravo a coprire. Colpo di tacco, ancora Empoli, palla dentro, bella azione loro, pericolo. Non regaliamo palloni, ragazzi, vi prego, fuori gioco. Meno male che Di Bello ferma tutto, fuori gioco empolese. Qui rivediamo il tiro di Zurkowski e tutta una serie di rossoneri, Romagnoli, Teo e Fick, che si sono letteralmente immolati. Questo è il fuorigioco. Intanto l'arbitro Di Bello parla con Maignan. Ci avviciniamo a metà ripresa al Castellani. Anche l'Empoli fa i cambi, entrano Lamantia e Bandinelli. La Mantia maglia 19, Bandinelli maglia 25. Stefano Pioli ha tolto l'ammonito Tonali, invece Aurelio Andreazzoli non toglie l'ammonito Simone Romagnoli. Adesso c'è il rilancio da parte del Milan con un fallo di Kessi. Calcio di punizione a favore dell'Empoli, inquadrato Frank, che al polso fasciato deve aver preso anche qualche colpo perché un po' zoppicava inizio ripresa. Fallo di Henderson su Bennacer, però se c'è il fallo dovrebbe esserci anche il giallo. Ancora il Milan con Saelemaekers che dà questa bella palla a Isma. Isma torna indietro, viene in mezzo Saelemaekers, palla imbucata, ma su Giroud funziona la marcatura avversaria. Poi Fick Tomori di testa, bravo Capitan Harlock, bravo Capitan Harlock. Avanza Knebel Kay, KK che sì, servito Hype Trent Hernandez, servito Isma, ancora che sì. Il Milan fa l'azione alla mano avvicinandosi all'area di rigore dell'Empoli, palla che resta lì, gol! Ha segnato Teo. Vogliono un mani, vediamo, non l'ha toccata di mano, Teo, Hype Train Teo Hernandez, vediamo, la mano è netta loro, cioè vogliono annullare un gol, guarda, la mano è netta, clamorosa, sarebbe stato rigore. E invece gol, la mano è netta, clamorosa di Bandinelli, guarda. E Teo la butta dentro, assist di mano di Bandinelli e gol di Teo, 4-1 Milan. Vuoi il fallo di mano del tuo compagno di squadra? Guarda, meraviglioso, palla dentro. Si gioca, e 3 Teo Hernandez. Milan che si trova in netto vantaggio ad Empoli contro una squadra forte. Attenzione ragazzi, recupera Mike Maignan. Nel primo tempo la doppietta di Kessi con Simone Nobilini della redazione di Milan TV. Intanto perde palla che sì, ancora l'Empoli che mi conferma che la doppietta di oggi su Azione è stata la prima di Kessi con la maglia del Milan, perché Kessi aveva segnato altre doppiette ma sempre con un rigore.
nel gennaio 2018 a Cagliari, 2-1 per il Milan, nel maggio 2018 a Cagliari, 2-1 per il Milan, gol su azione, gol su rigore di Chessy, con la SPAL nel maggio 19, gol su rigore, gol su azione, e con l'Atalanta il 23 maggio 2021 con due gol tutti su rigore, prima volta due gol tutte e due su azione per KK Chessy con la maglia del Milan. Teo Hernandez ha segnato, ma Teo Hernandez ci ricorda che lui è un terzino, non è un attaccante. Spesso per criticare Teo Hernandez si dice che ha segnato pochi gol, lui è un difensore, non dimentichiamocelo. Adesso c'è calcio di punizione a favore dell'Empoli con Luperto a terra, dobbiamo stare molto attenti. Inquadrato Teo Hernandez, secondo gol stagionale nel Milan dopo quello contro il Venezia a San Siro. Calcio di punizione Empoli con Bairami, palla messa in mezzo, esce Mike Maignan a pugni, non impresa, la palla arriva su Messias che calcia di là per Salemakers che salta l'uomo, poi viene recuperato Alexis, la rimessa con le mani è Milan. La palla viene ancora recuperata da Teo, servito Isma Benna, poi l'allargo per Kalulu che serve Junior Messias, il suo cross allontana di testa l'Empoli, ancora Isma Benna, eccolo Kalulu, palla messa in mezzo, l'Empoli la gestisce, Stefano Pioli che ha avuto il coraggio di... Come spesso gli è capitato nel corso della sua avventura rossonera, non è la prima volta che il mister ha coraggio di cambiare la struttura conosciuta con un centrocampista sulla tre quarti, e insomma oggi la squadra ha fatto una gran bella partita fino a questo momento. Vediamo allora il controllo di Luperto, lancio lungo dell'Empoli, salta Fikto Mori che poi riesce a dare continuità al suo colpo di testa servendo Bakayoko che viene un po' sovrastato dall'avversario, colpito Bakayoko con una gomitata da parte di Bandinelli un po' avventato in questo avvio di gara, prima aveva fatto di fatto a tutti gli effetti fallo da rigore netto con il braccio largo sul cross rossonero. Quadrato Florenzi, poi Giroud, la palla lunga di Mike Maignan, ancora Olivier Giroud, è anticipato Kalulu con la punta del piede da Bairami che avanza, Bairami che aveva colpito una traversa che trema ancora sul 2-1 a favore del Milan, attenzione la giocata di Lamantia che serve Henderson e poi segue la palla con lo sguardo e con il corpo Maignan, ma è una palla comunque pericolosa perché esce a fil di palo. Qui rivediamo il tiro di Henderson, la palla che esce e quindi situazione che vede Mike Maignan riprendere il gioco, palla lunga che sì, forse con le mani, con il braccio, e infatti è calcio di punizione Empoli, sulla palla c'è Luperto,
Ecco il tocco dentro, Bakayoko, Bakayoko che commette fallo su Bandinelli, quindi c'è calcio di punizione battuto dall'Empoli con Luperto che tocca l'indietro per Simone Romagnoli. Ultimo quarto d'ora dell'anno solare 2021, palla lunga Empoli con Luperto, deve andare a chiudere capitan Romagnoli, la palla colpita di testa dalla mantia esce. Numero 19 dell'Empoli è entrato in campo al posto di Patrick Cutrone, mentre Murelli dà indicazioni a Rade Krunic. Rade Rade pronto a intervenire. Ecco il rilancio verso i toscani con Bakayoko che dà palla dietro a Romagnoli, il rilancio allontana l'Empoli. Il colpo di testa, Bakayoko, l'allargo dell'Empoli con Henderson, Henderson va al cross, attenzione, colpo di testa di Lamantia fuori. Lamantia ha provato a sbucare alle spalle di Kalulu, la spizzata di testa, palla che esce. Due gol per tempo per il Milan, che sì nel primo tempo. Florenzi Teo nel secondo tempo. Ha segnato il trequartista, hanno segnato i due terzini. Avanza Teoteo, punta Teoteo. Eccolo Teoteo che caracolla, mette in mezzo Giroud che riesce a scoiare la palla per Kessi. Ancora il rimpallo, bravi ragazzi, andiamo a ghermire anche il rimpallo, andiamo ad artigliare anche il rimpallo. Ancora Salemakers che dà la palla dietro a Double K. Double K non riesce a servire Bakayoko. Ancora Bakabaka che va a controllare. Tiemoe serve Pier Kalulu che dà a Giruba il colpo di tacco, avanza Salemakers, tira, prova il tiro a giro senza trovarlo, chiede scusa Alexis, ci ha provato. Grande partita di Alexis Salemakers, certamente la miglior partita nella stagione di Alexis Salemakers, questa di Empoli. Bel tiro il suo, anche se è finito fuori l'intenzione, insomma bel tiro perché si è conquistato palla, perché si è preparato bene, anche se poi in effetti la conclusione ha lasciato desiderare ed è finita lontana. Si allunga palla Messias, però poi riguadagna coordinazione, non riesce a servire Giroud, chiuso da Parisi. Parisi che aveva iniziato la partita a sinistra, adesso va a destra, Bennasera ha provato a recuperare palla ma sbagliano anche loro, adesso loro sbagliano molti passaggi. Giroud la lascia a Isma, Isma la tiene, l'appoggia ancora Salemakers sempre acceso, Salemakers sempre in funzione. Hype Train Hernandez, palla Isma Benna, ancora i ragazzi, ecco Alexi, tiene palla la nostra squadra, eccolo Isma per Double K, torna indietro il Milan con questa serie di giocate che chiamano in causa ancora Salemakers, ancora Bennasser, ancora Bakayoko bravo, la porta via bene Baka bravo, poi l'appoggio su Kalulu, Kalulu viene avanti, ancora il tocco per Teo Hernandez tiene palla, serve Kalulu, Kalulu torna indietro da Messias, eccolo Kalulu, Bennasser, il colpo di tacco di Teo Hernandez, la palla poi schizza verso Messias, il rimpallo è favorevole a Junior, Messias la lascia a Salemakers, Salemakers si libera bene, poi tocca dentro per Kalulu, Kalulu prova ad andare in mezzo a tre, finisce a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro Di Bello, prova a ripartire l'Empoli, Isma Benna preso in velocità dalla mantia, da Bairami, chiedo scusa, qui prende il giallo Isma, secondo giallo a centrocampo per il Milan anche se Tonali non è più in campo. E quindi c'è l'intervento dell'arbitro Di Bello. Non mi era sembrato fosse accaduto qualcosa di particolare su Kalulu, proviamo a rivedere. Bah, forse qualcosa Bandinelli, vediamo. Vediamo se l'hanno preso sotto. No, non si vede nulla di chiarissimo. Riparte l'Empoli con Marchizza. Marchizza fa pallonetto, allunga il gambone Bakayoko, la palla esce, la rimessa con le mani a favore
Tocca adesso a Krunic andare a salutare Andreazzoli. Quindi Brahim Diaz e Krunic al posto di Bennacer e Messias. Vediamo adesso com'è il Milan in campo. Il Milan adesso in campo così: Maignan in porta, in difesa da destra Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, a centrocampo Bakayoko, Krunic, davanti Diaz, Kessié, Salemakers, Giroud. Questo il Milan di questo fine gara al Castellani. Bakayoko, Krunic, due centrocampisti che resteranno in casa rossonera anche a gennaio, al tempo della Coppa d'Africa. Palla messa in mezzo dall'Empoli, Empoli che sfiora il gol con Simone Romagnoli, là dove a fine primo tempo su quel palo lì, su angolo, l'aveva sfiorato Alessio Romagnoli. Incredibili le assonanze fra i due giocatori in questa partita. Ecco ancora un altro calcio d'angolo a favore dell'Empoli con l'arbitro Di Bello che sta facendo un controllo. Cosa può essere successo, ragazzi, di particolare? Non avevamo visto niente. Vediamo il braccio di Bakayoko. Sì. Il braccio di Bakayoko lo va a vedere l'arbitro Di Bello, può starci il rigore in un momento in cui non dovevamo riaprire la partita. È largo il braccio, purtroppo. Lui prova a ritrarlo, ma vediamo, vediamo cosa decide Di Bello. Lo guarda e lo riguarda. Rigore. Calcio di rigore per l'Empoli. Questi sono i regali che noi tendiamo a fare. E stare più attenti, Bacca in area. Pinamonti dal dischetto contro Mike Maignan. Tomori prova a dire qualcosa all'arbitro. Si allontana Mike. Pinamonti contro Maignan. Episodio che avremmo potuto tranquillamente risparmiarci. Maignan fuori dalla linea, Pinamonti concentrato, allarga le braccia Maignan. Gol. Niente da fare per Mike. E riapre la partita Pinamonti. A 6 più recupero dal termine. Bisogna stare attenti, ragazzi, bisogna stare attenti a ridare fiato agli avversari con un regalo. Bisogna stare attenti, ragazzi. Gol di Pinamonti. Noi non riusciamo a finire le partite in tonse, anche a Bergamo. Intanto escono Ricci ed Henderson, entrano Stulac e Aslani. Stulac e Aslani. Rilancio lungo del Milan. Palla colpita di testa da Simone Romagnoli, va ancora Kalulu. Lotta Brahim Diaz, Brahim Diaz allarga bene per Kalulu. Kalulu si prepara ad andare al cross, poi la palla esce, la rimessa con le mani è loro.
Ecco ancora l'Empoli che tiene palla. Ancora la palla portata avanti da Bakayoko. C'è sempre la questione poi da vedere del volume in altre circostanze. La stessa situazione di Bakayoko non è stata giudicata rigore nello stesso campionato in altre partite. Ancora Brahim Diaz che va a chiudere. La palla dell'Empoli esce, la rimessa con le mani è nostra. Nel finale di gara al Castellani. Ecco Brahim Diaz, Kalulu, il controllo con il petto di Giroud, la palla esce. Ha preso un colpo da dietro Brahim Diaz. Adesso c'è la rimessa con le mani per l'Empoli con Marchizza. Palla dietro. Luperto serve ancora il suo portiere vicario, il pallone torna a Luperto, Luperto avanza, eccolo Luperto, il tocco dentro, la deviazione di Bakayoko, colpo di testa di Giroud, poi Brahim Diaz ancora, Bakayoko riesce a raggiungere Brahim Diaz che dà la palla in mezzo per Giroud. Giroud mette il puntone del piedone, poi il rimpallo favorisce Bakayoko che cerca di servire Salemakers. Salemakers prova a recuperare, grande Alexis. Ha recuperato palla nei primi minuti così come negli ultimi. Ancora Teoteo, ecco Teoteo, Krunic non tiene la palla. Ancora un pallone lasciato comodo all'Empoli che riparte. C'è lo spazio per Bandinelli. Bandinelli l'appoggio a Pinamonti, Pinamonti contro Kalulu. Pinamonti, il colpo di tacco, bravo Pier, con la puntina del piedino, mette fuori, rimessa con le mani loro, sofferenza sempre, sofferenza totale, sofferenza fino alla fine, Marchizza, adesso c'è la rimessa con le mani, in una circostanza precedente, credo un episodio riguardante Danilo, un rigore così non era stato dato. Dipende dai criteri, dalle valutazioni, attenzione l'Empoli che va al cross, il colpo di testa, la palla esce, altro calcio d'angolo Empoli, stiamo attenti ragazzi, vi prego, stiamo attenti, va sulla palla Bairami, Bairami alza il braccio sinistro, palla messa in mezzo, il colpo di testa, via la palla Brahim, ecco double K, KK che sì che la mette giù, vediamo se riusciamo a concertare un contropiede, che sì, appaiato da Bandinelli, che si difende, fallo ha preso lo sgambetto, che sì, tiene palla l'Empoli, avanza ancora Bandinelli, palla dietro Marchizza, servita ancora la squadra di Andreazzoli, Bandinelli, su di lui Bakayoko, Kalulu deve lottare con, anzi Tomori deve lottare con Pinamonti, arriva Kalulu che si allunga un po' palla, poi è bravissimo Pier a servire Salemakers, ma ancora un intercetto Empoli da palla dietro, vicario per Luperto, Luperto chiama ancora in causa Stulac che allarga il gioco, deve andare a chiudere Teo, superato Teo da Parisi, ancora l'appoggio a Marchizza, Marchizza chiama in causa Pinamonti, il cross, il colpo di testa di Fictomori, Krunic prende il fallo, lo porta a casa Rade, porta a casa il fallo Rade, batte la punizione subito il Milan, c'è il contropiedone di Brahim Diaz, di là Brahim, no, è scivolato al momento di fare l'assist, purtroppo Brahim. Sono le giocate che rimangono inespresse, quelle che generano più frustrazione, adesso la partita è spaccata in due, avanza l'Empoli, Bairami, l'allargo per Pinamonti, il tiro, la palla viene allontanata ma non del tutto da Kalulu, altro angolo per l'Empoli, calcio d'angolo Empoli, mentre ballonzoliamo sul cornicione del 90esimo, eccolo, Bairami ancora lui,
5 minuti di recupero al Castellani, alza il braccio sinistro Bairami, il cross, via la palla ragazzi vi prego, bravo Olivier che è venuto ad aiutare dietro, attento Brain non perderlo, ancora la palla lavorata dall'Empoli, attento Olivier non perderlo, non commette fallo Olivier Giroud su Bandinelli, Bandinelli manda quel paese l'arbitro. Arbitro che tollera e Kalulu che fa rimbalzare bene il pallone davanti a sé, lo porta avanti bene Pierre, finisce a terra Pierre Kalulu che non ci crede, non ci crede Kalulu, attenzione Krunic deve andare a chiudere su Bandinelli, Bandinelli fa palla lunga, la palla esce, nulla di fatto nella circostanza. Ancora il controllo da parte del Milan, ancora 4 minuti di recupero, la rimessa con le mani di Kalulu, ancora la spizzata per Brahim Diaz, Brahim Diaz lotta con Luperto, il lancio lungo, Tomori, Tomori va a contendere questa palla, Fik Tomori la vuole lui, la prende l'Empoli, ancora il rilancio, Bakayoko devia in angolo, ancora calcio d'angolo per l'Empoli, serie infinita di calci d'angolo per i nostri avversari in questo finale di gara, ancora 3 minuti abbondanti di partita, alza il braccio sinistro Bairami, palla messa in mezzo, allontana di testa Kessi, la palla esce rimessa con le mani loro, un quadrato che sì, poi Bairami studia la situazione, lascia la palla a Marchizza. Marchizza pronto a mettere in mezzo, colpo di testa allontana Bakayoko, ancora il tocco di Giroud. Giroud per Teo, caracolla Teo, Hype Train Teo Hernandez, eccolo Hype Train che non riesce però a servire nessuno dei suoi compagni di squadra, la palla è stata schienata dai giocatori dell'Empoli, rinviata di schiena, ancora l'Empoli che prova ad aprirsi con Marchizza, c'è che sia a chiudere, bravo Frank, l'applauso di Pioli, palla che esce, rimessa con le mani loro. Inquadrato Frank Essi, poi Luperto dalla palla dietro a Vicario, inseguito da Salemakers. Poi la palla Simone Romagnoli dentro, prova a intervenire Essi, la palla viene allontanata, Romagnoli, la deviazione, schiacciata un po' la rimessa laterale. Ancora la palla... viene messa in mezzo dall'Empoli, allontana di testa Romagnoli, poi Parisi deve lottare con Salemakers, Salemakers tocca su Krunic, c'è calcio di punizione con Parisi che mette la mano sul mento di Salemakers, qui era stato Parisi però il primo a sfiorare Salemakers, insiste, calcio di punizione a favore del Milan, il Milan possiamo dirlo chiude bene il 2021, saliamo a 42 punti, Romagnoli cerca un dialogo con il direttore di gara, Milan che ha fatto 43 punti nel girone d'andata dello scorso campionato e ne ha fatti, ed è sulla stessa linea, ne ha fatti 42 in questo, Milan che dovrebbe chiudere al secondo posto da solo il 2021, due squadre oltre in questo momento in attesa del finale di Napoli-Spezia con lo Spezia in vantaggio, due squadre in questo momento oltre i 40 punti, Inter e Milan e poi sotto i 30 tutte le altre. Calcio di punizione Teo Hernandez, pronto a mettere in mezzo, colpo di testa sfiorato da Rade, va Romagnoli, il tiro al volo, la traversa di Capitan Harlock, finisce in gloria il 2021 rossonero,
grande Capitan Arno, che aveva fatto un gol simile a Napoli in un Napoli-Milan, anche se sfortunato per la vittoria del Napoli 2-1, aveva fatto gol a San Paolo nel novembre 2017, quindi finisce 4-2 per il Milan. Milan che vince su un campo difficilissimo, contro una squadra che ha battuto l'Empoli, ha battuto la Juventus, il Napoli, la Fiorentina. Il Milan vince bene. È chiaro che deve ancora ritrovare la sua identità di gioco. Oggi bisognava stringere i denti e vincere, l'abbiamo fatto. Buone le scelte del mister con Salemakers, con Kessié. Bakayoko parla del pallone che spioveva e che se l'è ritrovato sul braccio. Doppietta di Kessié, per la prima volta due gol su azione con la maglia del Milan nella stessa partita di Frank Kessié. Poi il primo gol di Florenzi con la maglia del Milan, ha segnato Teo Hernandez. L'Empoli comunque resta una gran bella squadra, i tifosi rossoneri hanno tifato per tutta la gara. Milan sui livelli dell'anno scorso, adesso, come ha ricordato spesso Stefano Pioli, bisogna fare un girone di ritorno migliore di quello della scorsa stagione. Tanti auguri a tutti, tanti auguri a tutti, tanti auguri a tutti.